vabbè, uno viene per bersi un po' di birra e gli tocca pure lavorare. Quando lavoravo nella falegnameria di famiglia, aspettavamo sempre agosto. No, non per andare in vacanza, ma per sistemare i vari casini che c'erano in azienda o fare la manutenzione ordinaria. Ora che sono nel Matrilab non è cambiato nulla. Quindi, oggi manutenzione ad una presa elettrica perché c'è una grandissima novità e poi devo testare dell'attrezzatura che mi hanno inviato. Quindi, al lavoro! Primo lavoro della giornata, sostituire il cavo di alimentazione qui per portarci le telecamere. Il cavo ce l'abbiamo, il caldo pure, la birretta in fresca anche. Avanti. Spina predisposta, pronta, dopo mi fisserò qua con la telecamera. Non so ancora in che modo, vediamo. Ora andiamo a fare il cablaggio. Telecamera, eccolo qua, che pensate un po', questa qua ce l'ho da un anno qua nel laboratorio, che dico la devo installare, finalmente la installerò. Tra l'altro, telecamera che ho portato a casa un giorno in cui erano scontate e ho condiviso l'offerta sul mio canale Telegram, che trovate il link in descrizione, e me la sono portata a casa scontata. E la particolarità di questa telecamera è che ha i fari, quindi ho finalmente una illuminazione nella parte frontale del laboratorio. Ora cerchiamo di capire come agganciarle al muro e poi facciamolo. Intanto nel frattempo è arrivato anche Angelo a darmi una mano. Devo portare fuori il trabattello nuovamente. Poi speravo fosse come le altre telecamere che ho già installato, cioè che ha un suo alimentatore, e invece ha l'alimentazione diretta. E quindi se vi acquistate questa telecamera sappiatelo che la spina non vi serve più. Dovrò ritogliere tutto. Quindi per installare la piastra di fissaggio, Angelo ha avuto una bellissima idea. Visto che il foro c'è, rivetto e ci mettiamo il rivettino in alto con la pistola. Ah, mamma mia, sono inguardabile. Angelo. Pistola rivettatrice e compressore ABAC, fari accesi anche di giorno e prudenza sempre. Pittura fa sempre bella figura. Wow! Ora stacchiamo la corrente e colleghiamo la telecamera. Telecamera installata. Eccola qui. Punterà su ingresso e un pelino di cortile. E adesso acqua. Please. Giusto il tempo di prendere fiato e Angelo mi ha detto, ma visto che ci sei, mettiamo il campanello a posto. Eccolo qua. E esteticamente mi piace sia visibile, quindi adesso mi metto lassù e cambio anche questo dopo, basta. Sì. Oggi basta, ti prego. A tale proposito, devo testare da un bel po' di tempo questo trapano qui che mi hanno inviato da Ecca. Eccala. Allora, trapanino è decisamente carino. Bisogna capire quanta forza abbia. La cosa che sicuramente non ha è la frizione, e questo non mi piace perché su certe attività la frizione è indispensabile. Ha una serie di LED frontali che si accende quando vado ad attivare il tasto. Con la parte posteriore vado a scegliere la direzione di rotazione del mandrino, left and right. Avvitiamo la campana lassù con questo. Penso fosse anche un po' scarico. Per la ricarica, presa USB-C. Che serve?
una sola velocità. È il trapanino ideale per essere messo nel cassetto di casa, in cucina. Sì, forza ne ha, dico la verità, forza ne ha. Suoni! Zio Billy. E per oggi basta così. Nuovo giorno, ma nuovi lavori da realizzare, anche se non sono solo. Quest'oggi c'è assieme a me Angelo. Ciao a tutti. Angelo elettricista, l'avete già visto e rivisto nel mio canale. Quest'oggi andiamo a lavorare nella parte di là. Perché? 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 Vi devo anche dare una novità. Ho comprato una macchina nuova e se mi seguite su Instagram l'avrete già visto. Eccola qua, Skoda Enyaq Full Electric. Ah, bravo, bravo, le centrali atomiche. Ecco, siete autorizzati ad insultarmi sotto nei commenti. Comunque sia, ho necessità di sistemare una spina elettrica proprio qui vicino al portone che mi servirà. Prima di cominciare però, due parole sullo sponsor di questo video, che non c'è, zio Billy, però c'ho Maker Plus. E quindi ragazzi, se siete a casa e non sapete che fare adesso nel mese di agosto e volete imparare qualcosa di interessante, beh, sappiate che ci sono usciti tantissimi interessanti contenuti, come ad esempio un mini corso sulla sagomatura della scultura del cucchiaio, un corso su Inkscape, interessante per chi vuole approcciarsi al laser, alcune recensioni, alcuni video sulla saldatura, la recensione del Kerf Maker, pure quella, oppure una creazione di una modanatura al banco sega, e in arrivo abbiamo come rifinire una stampa 3D, un corso sulla resina acrilica e tanto altro ancora. Ragazzi, primo link in descrizione, ma adesso vi spiego cosa andremo a fare, ma aspetta, Giulio piglia la telecamera. Spina di qua pronta, se vengo quindi in retromarcia o se la parcheggio fuori e la voglio caricare sono vicino. Questo qua glielo installo qui, ho fatto l'oggetto con la stampante 3D, ma da questa parte ho un po' di roba da rimuovere, ma soprattutto questa parte di spina da sostituire perché questa qua è danneggiata e si muove. Quindi Angelo, cambiamo tutto il blocco che comunque ne ho in più. Nastro, cacciavite, se c'è l'avvitatore meglio, e tiriamo via la corrente logicamente. Fortunatamente ho diversi componenti smontati da quelli precedenti, degli ex inquilini. Questa qua è decisamente troppo grande. È 63, è troppo grossa. Questa qua invece, minchia, è spaccata pure questa. Eh beh, ma recuperiamo l'astuccio esterno. Vediamo cosa riusciamo a combinare, dai. Quello è il posto per le vite. Poi, prima cosa, misuriamo se c'è corrente o no. Vai col tester. Quante ne vuoi? Alternata 600 volt. Vai, provale da neutro ognuna, tutte quante devi provarle. Allora, se fai neutro e fase ti verrà 220, se fai fase e fase 380, logicamente. Non ce n'è, non ce n'è. Buono, allora vai. Non posso neanche farti la battuta adesso che... Seconda cosa, non prendere mai cacciavite da lì quando sta chiaro, perché non si sa mai. Non è il cacciavite da... non si sa mai, l'ho appena controllato con il corso. Ma tu, cioè, tu tieni conto che c'è sempre corrente. Le perle di Angelo. Voi prendete nota perché comunque è vero. Vabbè, tu lì non hai problemi di sapere la fase, no? Per no, tanto... no, perché... Al massimo carica al contrario. Scarica. Questa la capisce solo chi... gli è capitato di dover collegare una trifase, vedere da che parte girava il motore e poi se la fase è sbagliata gira al contrario, e il 90% delle situazioni ti capita. I puntali su questi cavi qua si possono mettere? Sì, se vuoi sì. Se sei una persona... puntigliosa, perché uso i puntali. Hai sbagliato, non andava avvitato lì. Aspetta, che finisco. È solo per agevolarmi. Allora, quando ad esempio tu fai così, cosa fai per vedere se hai preso? Beh, un bello strattone, ma non da lì, sempre da qua. Teoricamente non dovrebbe rimanere mai niente fuori. Ok Johnny, tira su tutto. Adesso filo per filo, così almeno ti viene bene. Ah, vuoi controllarli uno per uno? Sì, tutti, ma non guardare. Ci siamo Giulio. Zio Billy, che sudata. 405. Va bene. 400. Adesso ti dovrebbe dare 220. 230. Sì. Punte da muro, crino, bolla, tasselli,
Trapano Total. A posto. Tac. Bella lì. Angelo, se abbiamo ancora un quarto d'ora di tempo, andiamo a provare una pialla. Andiamo. Synchronous Planner, modello da 12 mezzo pollice. Oh, c'è una scatola. Mi hanno mandato un regalo. Niente regalo. No, l'adattatore del tubo. Quello che avrei fatto molto meglio con la stampante 3D. Magari dopo ce lo rifacciamo. Poi, Angela, manopole. Ok. Di tutti i tipi. Ricambi. I gommini per le gambe. Okay. E questo? Un berretto. Bianca non mi piace, mi sa troppo da Cina bianca. Tanto poi diventa nera con... Con l'uso? Con l'uso. Allora, ne approfitto per fare una mini lezione a Giulio. Giulio, questa qua è una pialla. Cosa la differenza da quella lì, che è una pialla filo spessore? Quella lì praticamente non in questa, in questo setup in cui è ora, ma nel setup magari dopo che ti faccio vedere, la puoi piallare delle tavole solo da un lato. Passi prima su quel lato lì, in modo che quando hai un lato dritto lo metti qua in appoggio e ti pialla quello sotto. Albero con coltelli dritti. Pialla assemblata. Ora non ci resta che provarla così, appena uscita dalla scatola, vediamo com'è, come si comporta, quanto fa schifo o quanto lavora bene. Intanto, motore da 1500 watt, massima apertura di taglio 319 mm, altezza 150 mm e profondità massima di piallatura 3 mm per passata, con due coltelli, due lame, che ruotano a 9000 giri al minuto. Proviamolo. Così su due piedi, senza neanche nessuna regolazione, non mi piace. Non fa lo scalino iniziale e finale, almeno qua lo sento leggermente, ma neanche in tutta la... qua lo sento, qua non lo sento. Ma qua si vede proprio, guarda. Però non si sente in tutta la lunghezza. Ma qua c'è uno scalino, cioè proprio qua, qua ci sono onde. Sì, guarda, anche qua. Si vede a occhio, se ti metti qua, una, due, tre, quattro, cinque onde ci sono. Guardo se ci sono delle regolazioni particolari da fare e poi rifacciamo altri test. Bene ragazzi, continuerò a fare i test alla pialletta dopo aver fatto qualche regolazione, ma devo anche andare avanti con la manutenzione. Difatti devo cambiare la lama alla seghetta e devo fare una riparazione di una macchina che si è spaccata, ma quella avrà un video dedicato perché probabilmente potrebbe essere utile anche a voi. Quindi a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo video e nel frattempo, se vi siete persi questo video, andatevelo a vedere, oppure quest'altro. Se siete in vacanza invece,